Buona domenica. Oggi per i servizi al cittadino parleremo di ISE e dichiarazione sostitutiva unica, specificamente per quanto riguarda le novità normative per il 2019. Ricordiamo brevemente che l'ISE è l'indicatore della situazione economica equivalente e serve a confrontare la situazione economica delle famiglie. La dichiarazione sostitutiva unica contiene, è utile ai fini dell'ISE, contiene tutte le informazioni anagrafiche, patrimoniali e reddituali necessarie per descrivere la situazione economica familiare. Quindi la DSU e l'ISE sono gli indicatori che sono alla base della concessione delle prestazioni e dei servizi sociali agevolati. E diciamo di estremo interesse in questo periodo il reddito di cittadinanza. Ma che cosa si va a modificare nel 2019 per quanto riguarda il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica? Fino al 31-12 del 2018 il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva era dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva fino al 31 agosto successivo. Il decreto legge numero 4 del 2019 in corso di conversione, per intenderci il decreto del reddito di cittadinanza e di quota 100, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2019 al 31 agosto 2019. Facciamo un esempio. Una dichiarazione presentata il 20 marzo 2019 avrà come scadenza il 31 dicembre 2019. L'INPS ha provveduto automaticamente ad aggiornare il periodo di validità delle dichiarazioni già presentate in questo arco di tempo, portandole automaticamente al 31-12-2019. Cosa avviene poi dal 1 settembre 2019 in poi? Si ritorna alla normativa generale, cioè le dichiarazioni avranno validità dalla data di presentazione fino al 31 agosto successivo. Facciamo un esempio, una dichiarazione presentata il 10 ottobre 2019 avrà scadenza 31 agosto 2020. Grazie di nuovo e buona domenica.